La sconfitta di Avellino è già alle spalle, la Cavese è già alle porte, ma il lascito del Partenio Lombardi è comunque da prendere e analizzare con attenzione per il Teramo. Perché se Cianci mancherà certamente nella prossima partita dopo il rosso, quello che certamente dovrà esserci è un atteggiamento differente rispetto a quello visto sabato sera. La qualità nel palleggio del diavolo non si discute, la garra da girone C però è quella che ancora non si intravede e c'è da starne certi. Tedino ci lavorerà in questa settimana che nelle previsioni sarà quella che riconsegnerà il Bonolis alla società biancorossa. Ecco, il fattore casa è l'altro ingrediente mancato fino a questo momento, con Catanzaro e Avellino affrontate a chilometri di distanza. Poi verranno le questioni di formazione, con Minelli che tornerà a disposizione domani alla ripresa degli allenamenti e con quello zero in classifica, seppur con una partita in meno, da cancellare quanto prima. A me il Teramo di primi 20 minuti è piaciuto parecchio, perché abbiamo visto online 7 palle crossate da destra in maniera negli ultimi 16 metri. Sapevamo di trovare una squadra comunque molto compatta, molto arcigna, decisa a chiudere tutti gli spazi per non prendere i tiri in porta. Noi li abbiamo mossi abbastanza bene nei primi 20 minuti, non è bastato, poi in 10 obiettivamente è stato difficile, perché già giocando loro con tre difensori centrali, avendo già prima la superiorità numerica dietro, avendo solo un attaccante qualche volta mezzo, facevamo fatica. Nonostante tutto, l'episodio per riaprirla ulteriormente l'abbiamo avuto con Lasic, perché ha sbagliato un gol importante, cioè è stata una bella azione, chiusa male. Sul ribaltamento di fronte abbiamo preso il 2-0, quindi la partita si è decisa per la bravura dell'Avellino, per tantissime componenti. Noi dobbiamo essere più bravi, secondo me, a spostare gli episodi in maniera positiva piuttosto che in maniera negativa.